Eric, questa vittoria serve per ritornare alla Roma dell'inizio di stagione? Sì, era importante perché era una vittoria importante per avere 3 punti, era una vittoria importante per la fiducia, per la testa e così possiamo ancora essere un po' più leggeri in corpo e pensare per le prossime partite. Enric, sei uno dei giocatori più esperti della Rosa, hai vinto anche l'Europa League. Secondo te sarà più difficile vincere questa Europa League o arrivare in Champions tramite il campionato? Tutto è difficile, non c'è qualcosa facile in calcio, in la vita, dobbiamo lavorare, dobbiamo credere in addosso e dare di più che abbiamo dato oggi o in le partite passate. Per questo abbiamo tanto spazio per imparare e per pensare a vincere le prossime partite. Senti, quando giochi fai spesso gol o assist. Ti senti il valore aggiunto di questa squadra? Sì, certo, giochiamo calcio per segnare gol, per fare un assist, però anche di più per vincere la partita. Per me è importante la vittoria, non quale che faccio, fare un assist o segnare gol. È importante, però è più importante la vittoria e la fiducia della squadra. Enric, sei arrivato qui in prestito, ti trovi bene alla Roma? Resteresti qui a Roma? Mi sento bene, però è ancora presto a parlare se rimanerò qui o no. C'è ancora 3 mesi per giocare, per allenarmi e dopo vediamo che succede con Arsenal e con la Roma. Ma tu resteresti qui? Non so ancora. Mi piace tutto qui, la città, la squadra, i tifosi, però vediamo. Grazie Senti, ragazzi. avete parlato Grazie della mille. questione Grazie, coronavirus? grazie, grazie mille.